ragazzi, benvenuti in un nuovo video. Quest'oggi sarà un video recensione. Voglio parlarvi di Proibito di Tabitha Suzuma. Ve l'ho tipo propinato in ogni video ultimamente. Ci tenevo a fare una recensione. Iniziamo subito con la trama. Ci sono questi due ragazzi, Maya e Lokan. Sono due fratelli che in realtà hanno una situazione familiare un po' strana, un po' disastrata, perché il padre li ha abbandonati quando, diciamo, loro erano piccoli, mentre la madre è un'alcolizzata. Quindi che bella famiglia! E tre fratellini. Questa madre appunto non è molto presente nelle loro vite e Maya e Lokan si dovranno occupare praticamente di tutto. Succedono davvero tante cose. Alla fine diciamo che questi due fratelli, Maya e Lokan, si innamoreranno. Ovviamente è un rapporto incestuoso, quindi loro lo sanno benissimo e c'è comunque questo conflitto tra il cuore e la ragione, perché loro sanno che è tra virgolette sbagliato. Si svilupperà in maniera fantastica, succederanno anche qui molte cose e diciamo non posso aggiungere altro perché altrimenti vi faccio spoiler, ma sappiate solo, perché io vi voglio preparare e vi voglio bene, che quando arrivate alla fine di questo libro, quindi sto parlando delle ultime pagine, mettete a portata di mano un pacchetto di fazzoletti, perché vi servirà tanto. Quindi ora andiamo un po' a parlare in realtà della scrittura. La scrittura è veramente scorrevole, diciamo che all'inizio forse un po' lento, perché ovviamente ti deve far entrare nella situazione di questi due ragazzi. Dopo un po' acquista davvero un ritmo veloce ed è davvero fantastico, perché ti coinvolge. Ci sono avvenimenti che mi hanno per esempio commossa davvero tantissimo. Non perché succede qualcosa di assurdo, strano o comunque triste, ma perché è proprio la preoccupazione dei personaggi, è un mix di cose che ti fa immedesimare in quella situazione. Per quanto riguarda invece i personaggi, ci tengo particolarmente perché conosciamo Lokan e Maya. Lokan come personaggio mi piace di più di Maya, perché Lokan è quel personaggio maschile che è sopraffatto comunque da tutti gli eventi, che li affronta in maniera, diciamo, forte, ma che comunque a volte si vede, si nota, comunque lui si fa coinvolgere talmente tanto che non riesce a nascondere ovviamente questi suoi sentimenti, non come magari i soliti personaggi maschili che oh, sono macho man e quindi non posso provare emozioni. Lokan le prova, piange, ride, non parla soprattutto, ma Lokan, cioè mi sono innamorata di Lokan, non so se si è capito, perché è davvero un personaggio maschile ben fatto. Per quanto riguarda Maya, Maya in realtà è una ragazza molto tosta, cioè molto forte per la situazione che vive, e lo si vede anche quando si innamora di Lokan. Ovviamente ci sono dei momenti che loro non sanno cosa fare, ma è lei che sprona Lokan, cioè è lei che ha la forza di mandare avanti questa relazione. Lo si vede soprattutto alla fine quanto lei sia forte. Diciamo, penso che questo sia tutto. Edito dalla Mondadori, mi sono scordata di dirvelo, e costa 16 euro, però io l'ho preso su Amazon e l'ho pagato 13 euro. Io gli devo dare davvero un voto, per me il voto è 10, dannazione, perché troppo. Questa è la mia breve recensione Proibito. Ve lo consiglio tantissimo perché sono sicura che possa piacere davvero tanto, anche se si è un po' dubbiosi sulla trama. In realtà è molto molto bello e va a letto assolutamente. Il video finisce qui, spero che la recensione vi sia stata utile e vi sia piaciuta. Come al solito iscrivetevi al canale, seguitemi sulla pagina Facebook, lasciatemi un pollice in su se vi è piaciuto il video e commentate qui sotto, fatemi sapere il voto che dareste a questo libro e perché. Niente, spero possiate rispondere alla mia domanda. Vi saluto, noi ci vediamo al prossimo video di giovedì. Ciao! Oggi parlerò, sì, di tu... Già iniziamo. Ok. Tenete un fazzoletto, cioè... Portatevi un fazzoletto... Perché fazzoletto, no? Il pacchetto di fazzoletti, no? Mayan e... quindi... tipo scamazzato, cioè non lo so, l'ho distrutto il libro ormai, vabbè. Come al solito iscrivetevi al canale. Aia.